Matteo Richetti, presidente dell'Assemblea Legislativa Emilia Romagna. Lo sport come strumento di welfare, in che modo la politica può intervenire per innovare i modelli di intervento e renderli più efficaci rispetto al territorio, soprattutto rispetto a certe fasce? Penso che lo possa fare iniziando a concepire lo sport in maniera diversa, a pensare al fatto che si può sostenere lo sport, la pratica sportiva e l'aggregazione che genera lo sport non solo con gli strumenti tradizionali, insomma, o pensando di relegarlo ad una competenza del singolo assessorato alla pratica sportiva o allo sport, ma cominciando ad individuare lo sport e le società sportive che raccolgono i ragazzi come alleati in più scommesse, non solo quella appunto dell'attività sportiva, ma ad esempio quella a consentirci di ridurre la spesa sanitaria, perché attraverso lo sport si fa benessere vero. La traduzione del termine welfare è proprio quella di benessere, non solo rispetto ai giovani ma anche alle fasce adulte. Perché un ragazzo che fa sport è un ragazzo che probabilmente è meno coinvolto da dinamiche di esclusione. Il dato relativo al consumo di psicofarmaci a livello nazionale è un dato preoccupante. O ad esempio pensando che attraverso una buona pratica sportiva e società sportive che fanno bene il loro mestiere, noi riduciamo le spese per integrazione, ascolto, incontro tra chi italiano è e chi italiano non è. Insomma, far uscire un po' lo sport da quella ghettizzazione che abbiamo dato a questa attività in questi anni e farlo diventare un alleato trasversale ai bisogni delle nostre comunità. Io sono assolutamente convinto che in una stagione in cui non possiamo raccontarla, non c'è moltiplicazione di risorse, un utilizzo più intelligente, soprattutto considerare le società sportive e possibili beneficiari di risorse che non sono solo quelle tradizionalmente destinate allo sport, sia l'elemento di cambiamento di cui c'è bisogno.